Una interpretazione magistrale di Gianni Parisi e l'ambientazione del borgo antico di Agropoli sono indubbiamente gli elementi che maggiormente colpiscono nel film Lui e mio padre, interamente ambientato ad Agropoli e finanziato dal comune di Agropoli e dalla Sarim. Il film è diretto da Roberto Gasparro, narra la storia di un padre, Gianni Parisi, artigiano nel borgo antico di Agropoli, che si trova a fare i conti con le ribellioni adolescenziali della figlia cristiana, Giulia Colantonio, e con l'invasione in città della criminalità organizzata, interessata alla gestione dei rifiuti. Ad un Tony Sperandeo forse un po' troppo caricaturale nel ruolo del mafioso e a un Giacomo Rizzo troppo poco valorizzato, fa da contraltare un brillante Massimiliano Rossi e una brava e convincente Giovanna Rei. Su tutti, come detto, l'intensa interpretazione di Gianni Parisi, protagonista assoluto della storia, che è riuscito a sopperire, insieme alla bellezza narrativa degli angoli più suggestivi di Agropoli, anche a qualche vuoto di sceneggiatura. Da segnalare la presenza nel cast di diversi attori agropolesi, su tutti Umberto Anaclerico, spalla comica a supporto della presenza di Giacomo Rizzo.